Non è la musica giusta per parlare di agitazione. Qui è su Radio Caffè, oggi parliamo di agitazione. Agitazione. Sai quando ti agiti, uno ti dice ma non t'agitare. Ma non è la stessa cosa, sono cose diverse quelle. Ma noi abbiamo Serenella Salomoni, buongiorno. Buongiorno Serenella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Serenella, sei agitata? Buongiorno, buongiorno. Sei agitata tu? Sei agitata? No, in questo momento veramente no. Ti capita di agitarti? Beh, ma certo, sai, l'agitazione in effetti è una cosa che ti capita proprio... Senza che riesci a capire quante volte ci diciamo ma perché sono così agitato, perché ho questa agitazione, no? Quindi l'agitazione poi ti provoca lo stress, l'ansia e anche ti provoca dei disturbi psicosomatici, perché quando non sai la causa, le cause possono essere tante, magari il tuo corpo poi reagisce, quindi ti viene mal di testa, ad esempio dormi male la notte quando hai questo tipo di situazione, quindi è un sentimento che ti dà fastidio, ti fa diventare irrequieto, ti muovi in continuazione, hai quel disagio che non sai dove stare, dove metterti, cosa fare per fartelo passare. Allora il fatto di essere agitati va anche bene ogni tanto, però quando poi aumenta e che cosa bisogna fare in questi casi qua? Cosa, cioè, ma sai pastiglie, robe, farmaci? Io credo che, a parte il fatto che ci sono tante cose che se uno ci crede le fa, magari solo per il fatto di farle lo fanno stare un po' meglio, come ad esempio farsi una bella tisana, mettersi in una situazione di prendere rimedi naturali, fatta di erbe, melissa, valeriana, camomilla, quelle cose. Poi un'altra cosa che serve tantissimo è l'esercizio fisico, cioè il fatto di fare qualcosa di fisico ti porta a adeguarti anche a questo tipo di situazione, che la situazione non ti fa stare fermo, quindi se tu aumenti la situazione fisica ti sfoghi, no? Quindi va anche bene. E poi anche i massaggi, ad esempio, oppure cercare di capire, di restare in questa situazione, se ce l'hai troppe volte bisogna anche andare a vedere di capirla e di ti può aiutare anche la psicoterapia. Ho segnato tutto. Se volete aiuto, come sempre, Serenella, lo dovete cercare. Serenella c'è. Ma io sì, naturalmente basta cercare, ma noi abbiamo Serenella. Certo, grazie Serenella Salomoni, grazie. Questo nuovo appuntamento. Grazie a Serenella per essere stata su Radio Caffè anche oggi. Noi intanto andiamo avanti con la musica.